benvenuti, benvenuti anche oggi a G-Day, il programma che pur di raccontarvi le opinioni degli altri è disposto a fare quasi di tutto, soprattutto cose sbagliate, temo. Stasera discuteremo di telefilm per adolescenti molto scabrosi, andati in onda sulla Rai in orari troppo mattinieri, e parleremo del ministro Fornero, una donna per niente scabrosa che però ultimamente usa un linguaggio da adolescenti tipo paccata, bella cumpa, ci sto dentro un casino. Ne parliamo con una donna che giusto oggi ha dichiarato a Vanity Fair che fa l'amore appena può, quindi io spero che ci sia dietro la porta e non si sia abbandonata a questa sua ultima occupazione. Arisa! Arisa, Arisa, écoute moi. Arisa, Arisa, te va pas. Arisa, Arisa. Ciao Arisa. Cosa fai? Sigaretta? Tutto a posto? No. Sei tranquilla. Allora, lo sai che mi ti tocca infilarti qua io dentro. Non vedevo l'ora. Lo so, guarda, è tutto colorato, l'abbiamo fatto colorato come sei tu nell'anima e fuori dall'anima. Sì. Per farti stare più a tuo agio. Come ti trovi? Toccano i piedi per terra? Molto bene. No, non toccano. Vabbè, però abbiamo dei tacchi slanciati. Allora, Arisa, tu proprio oggi sei nel settimanale, sulla copertina del settimanale più chic d'Italia. Ti hanno strappato un sacco di dichiarazioni, ma non ci torniamo subito. Ma noi abbiamo fatto di meglio, abbiamo strappato una pagina della tua agendina, un vero scoop. Vado a leggerti cosa hai fatto oggi, perché forse te ne sei dimenticata. Torno subito, Ari. Sì. C'è questa simpatica gag che deve andare. Ho battuto il record indoor. Che qua dietro, Ari? Sai, studio nuovo, ma... Io non ce l'ho l'agendina. Lo so, ma infatti hanno strappato una pagina vuota e hanno scritto delle cose finte che andiamo a vedere se corrispondono minimamente all'idea che questa gente, quelli che lavorano con me, si sono fatti di te, che sei amica mia. Vado? Ore 7, si sveglia o così sembra. Ore 10, va in sala di registrazione e finalmente finisce il suo nuovo album, quello delle figurine di Pucci. Pucci o Pucci. Ore 11, dietro il divano trova i suoi vecchi occhiali, li recupera con l'aiuto di una gru per traslochi. Ore 13, la chiama il suo agente per informarla che un regista ha bisogno di una brava attrice per il suo prossimo film. E non è lei. E le chiede se ne conosce qualcuna. La sapevi? Vedi, allora che ce l'hai l'agenda, che non scrivi, le scrivi col pennarello dell'amore. Ore 17, rifiuta di duettare con Simon e Garfunkel per incontrare il duo che l'ha veramente ispirata da ragazza, Salmo Iraghi e Viganò. Ma vorrei capire se andate a provvigioni con quello che scrivete, con i nomi degli sponsor che non sono sponsor, che sono persone felici gratis. Ore 18, incontra un fan che le ricorda la partecipazione al film La peggior settimana della mia vita, cioè quella passata dal fan dopo averla vista recitare. Questa è una cattiveria gratuita che non sottoscrivo assolutamente. Ma sai che me l'hanno scritto? Una volta me l'hanno scritto, cioè ho fatto un programma radiofonico dove mi dovevano offendere. Un fan mi ha detto: ma cavoli, era così bello il film, perché c'eri anche tu? E tu smettetela, che è un momento di intimo tra noi. E tu cosa hai ribattuto? Niente. Beh, vuoi ribattere adesso? No. Del resto, ore 19, partecipazione a G-Day dall'amica Geppi. Ore 20, fine puntata della trasmissione dell'ex amica Geppi. Ma avete poca fiducia nella solidità del nostro rapporto? Saremo ancora amiche alle 8, anzi di più. Allora, giornate così intense che non possono essere che coronate e condite da grandissimi risultati. Infatti, il tuo nuovo CD Amami, che è bellissimo, davvero bellissimo, è arrivato subito al primo posto in classifica. Quindi facciamo un bel applauso. Arisa è prima. È davvero tutto, tutto bellissimo. E quando lo ascoltate potete fare tutto quello che la sua voce vi ispira, che potete deciderlo con calma. A questo punto quindi sarebbe il caso di parlarne, però è difficile essere più chiari dell'ultima volta che sei stata qui a G-Day, anzi lì a G-Day, perché quel giorno eravamo a Sanremo, quindi rivediamo questa lucidissima promozione. Prego. Arisa, l'album più... compratevelo, sono scaduti 7 secondi. Un aggettivo era esaltante e sta comodissimo anche, diciamo, dietro il parte le reni. Le reni. Non per poggiarlo, proprio inseritelo nel... Anche come ventaglio. Ma dopo, prima il CD, inseritelo nell'apposito incavo.
consiglio, ve lo consiglio una promozione così, neanche la BBC, sei d'accordo? Eh sì, perché io non sono molto brava a sponsorizzare le mie cose. Io credo nel passaparola. Sì, ma infatti questo atteggiamento umile è già pagato, perché se lo sono comprato, l'avete comprato voi tutti? Quando fatemelo finisce... vedere, ce l'avete. Vabbè, no, ce l'avranno nel comodino, nel salottino di casa. Gidello lo ascolta sempre. No, Gidello però è una, diciamo, impertinente, quindi non conta. Allora, questa sera però non soltanto lei sarà gioia per le vostre orecchie, cari mentanini, perché dopo la voce di velluto su sedia scricchiolante di Arisa arriva un uomo dalla voce profonda come le acque dell'oceano e anche come l'oceano piena di sorprese, Massimo Lopez. Massimo, ciao. È a Roma. Massimo, ti do il benvenuto qui, sono entusiasta di averti qua allo studio di Milano, ti saluta. Ma devi stare così tutto il tempo perché hai l'orecchio piccolo o l'auricolare grande? Sono un cartonato. Come Michele Cucuzza ieri. Esatto. Ah, quindi ci segui, benissimo. Allora, tu lo sai che io sono davvero, sono cresciuta con le tue cose, sei il punto di riferimento per noi giovani conduttrici, neanche conduttrici, per me di sicuro sei un punto di riferimento. Allora, Geppi, poi io ho tante cose da dirti, non so se avremo il tempo io avrò bisogno di dirti tante cose. Vuoi come, una vuole anticiparla, vuoi fare un antipasto? Posso anticiparla perché vorrei parlare... Allora, lo dirò poi velocemente, tu, che nel mio spettacolo io parlo sempre soltanto di te, perché sarà di una noia mortale questo spettacolo. No, proprio parlo di te, di questo rapporto che abbiamo così forte intimamente. Vabbè, poi no, adesso non possiamo parlarne ci qua, torneremo insomma. Dopo con le slide anche che abbiamo. Allora, posso dire una cosa solo al volo? Vorrei, ma tu puoi, io sono tutto. Sono un ammiratore vero di Arisa. Grazie, e sono felice di vederla, perché io la adoro la canzone di Sanremo e sono veramente felice. Grazie Massimo, grazie mille. È l'amore trionfa, mi piace quando l'amore e l'armonia trionfa. Allora, non avertene a male, Massimo, se oltre tutta la stima pregressa di tutti gli anni, questa carriera che hai in testa, che ha formato comicamente me come spettatrice, oltre che come proprio come spettatrice fondamentalmente, ma anche come lavoratrice, non avertene a male se oltre al tuo spettacolo, su cui dopo torneremo insieme, che parla di me, non cito subito i tuoi elegantissimi impegni teatrali, ma un vecchio cavallo di battaglia molto popolare. Allora, vorrei infatti presentarti qualcuno. Gidello, vieni qua. Gidello, allora Massimo, lui è Gidello, il Cemonello, la nostra mascotte. Allora, Gidello voleva fare il cardiochirurgo da piccolo. Poi un giorno ti ha visto fare il cangurotto in TV e ha capito quale fosse la sua vera vocazione. Allora, Gidello, vuoi chiedere qualcosa a Massimo per... Non ce la fa, è molto timido, oltre che fastidioso, che ti mette il muso in faccia. Tu gli vuoi dire qualcosa per come si fa a diventare un pupazzo famoso e meno brutto? Ma ci siamo frequentati anche a lungo, lui non lo ricorda. E allora qualche trucco te l'ha già insegnato? È un sì questo? Vuoi subito mettere in pratica i suoi insegnamenti? Vedi che sta già ma fai venire voglia di vomitare a guardarti come ti muovi, però vaccinatori. Cosa vuoi fare? No. Guarda, la prossima volta vengo lì in studio, eh. Allora, hai fatto quello che ho... La devi smettere! Allora, scusate, io non ho capito perché questo programma si è trasformato in un bar così di Caracas. Hai fatto un ghigno a un alce? Ma ho fatto male. Hai fatto male? Sì. Sei un cretino, doveva essere una gag però, scusami. Le parti qua, ti chiedo scusa, tu hai fatto il dito come Adele, agli Amy Grant. Guarda, io... Geppi? Sì, Massimo. Sono riuscito soltanto... Una volta sola sono riuscito a dare un calcio sbagliato a una persona e si trattava di Claudio Lippi.
perché io avevo dei piedoni grossi di gomma piuma e poi lo colpì però col piede mio proprio nelle parti sue intime e rimase bloccato lì. Bene, insomma, Claudio Lippi è un grande professionista, una volta viene a trovarci e lo aspettiamo ancora. Allora, dopo Alce e Monello chiederei scusa come devi no, alla dopo Risa. Ti tolgo la maschera e ti meno. Come l'uomo tigre, rimani delusa di sicuro. Allora, adesso amici e amiche andiamo in esterna per collegarci con la tipica famiglia italiana. Sai quanto, sapete quanto ci teniamo a venirvi a trovare ogni sera in casa. Come sapete, ieri Michele Cucuzza non c'era perché ha avuto una brutta raucedine. Però c'è una brutta notizia, pare che stia migliorando. Allora, controlliamo subito. Colleghiamoci con la tipica famiglia italiana. Benissimo, c'è ancora il cartonato di ieri, vuol dire che lui sta ancora male e che quindi forse noi staremo un po' meglio. Intravedo soltanto la... No, Geppi, ciao, sono qua, eccomi. Michele. Tutto a posto, ho preso una paccata di medicinali. Non so chi ha messo questa roba qua. Tra l'altro siete difficilmente distinguibili, Michele, no? Tutti si riconosce perché è la sciarpina. Eh sì, perché ho la voce un po' giù. Chiedo scusa agli ascoltatori e a te e mi aiuterò anche con le palette. Mangia allora, le acciughe. No, mangia le acciughe, dice Arisa, non sforzare la voce. Allora, grazie. Due Cucuzza, devo dire, sono davvero troppi. Uno dei due è quello con la voce migliore, quindi forse quello sulla mia destra, ovvero sulla sinistra dei telespettatori, potrebbe presentarmi la famiglia di oggi. Va bene, allora mi sposto, faccio anche un gesto con la paletta e ti presento la famiglia Paolo. È vero che l'ho capito. Innanzitutto, il signor Vincenzo. Buonasera, Geppi. Buonasera. Ti saluta, lui è un carrozziere. Come vanno le cose? Oggi come oggi è una piccola mosceria, speravo con la neve, ma la neve. Che le macchine boom, scivolavano, ma niente da fare. Ah, quindi, bene, insomma, guarda, situazione... è curare i propri interessi è fondamentale nelle attività economiche. Complimenti per la tenda, cara famiglia. Beh, questa è la tipica tenda romana, ormai dovresti saperlo che è diffusissima. Sì, devo dire, cioè, che sono... Non mi guardare così che mi sento... No, sono un po' distolta dai tuoi pantaloni, quindi... Grazie. Quello che... Allora, mi fa... No, fa presentami la famiglia intera, tutta quanta, chi sono? Allora, andiamo a Federico. Ciao Geppi, sono Federico, ho 20 anni, 22 anni, ho fatto un anno di università da infermiere. Ma purtroppo è andata male perché non mi impegnavo nello studio, pensavo solo a sci per una pressione. Ma sembra video box, quindi... quello là dove si propongono per trovare una fidanzata. Però lui ha un sogno segreto che poi ci svelerà dopo. Per esempio la mamma. Lei è mia madre, Fiamma. E vedi Michele, fai, Michele, fai cadere le palette tu, è una tua caratteristica questa. È una donna pazzettissima. Scusa. Prego. Ciao Geppi. Ciao Fiamma. Ciao. Fiamma ha detto che la donna è pazientissima, infatti ha molto pazienza, ci aspetta sempre. Poi dopo mia madre troveremo mio fratello Davide, che è un super sportivo come possiamo vedere. Si vede anche dalla foto di Totti. Totti, capitano, ecco. Sempre sia capitano. Ciao capitano. E poi infine troviamo mia sorella, una bellissima ragazza, infatti abbiamo messo i numeretti qui fuori a barcone perché è sempre pieno dei mosconi. Hai detto barcone? Hai detto barcone? Sì, è barcone. È barcone. C'è il barcone, il barcone. A Roma c'è il Dove sta barcone. Valeria? È Valeria, che ti saluta. Ciao Geppi. Che mi saluto anch'io. Valeria, l'altra minorenne, quindi non può parlare, dategli dei cartelli, le palette di Michele. Michele, prendi confidenza con la famiglia, saluta Fiamma e Vincenzo da parte mia, li salutiamo, ci vediamo dopo Michele. Signora, mi prepara qualcosa di caldo. Ecco, per fatemi su Fumigia, grazie, Michele Geppi. Cucuzza. Continuiamo col nostro progetto di puntata, continuiamo così, come direbbe Nanni Moretti, facciamoci del male. Diamo la parola a Matteo Bordone. Buonasera.
Buonasera. Allora, dopo 5 film da regista ma non attore, Woody Allen torna a fare il protagonista di un proprio film, che è Roma con amore, Nero Fiddled in originale, e quindi bisogna trovare un sostituto, perché la voce di Woody Allen è sempre stata, fin dal 1965, la voce di Oreste Lionello, che è morto qualche anno fa. Quindi c'è stata una ricerca di una voce che potesse essere, insomma, venire dopo un doppiatore così bravo, forse il più bravo a dare una voce a un grande attore americano. Ha vinto, è stato scelto Leo Gullotta. Gullotta è già al lavoro in sala di doppiaggio, il film uscirà il 20 aprile, abbiamo però un breve filmato che descrive un po' la lavorazione di questo nuovo film di Woody Allen. Così è, la tua seconda moglie ti lasciò e tu ne facesti una malattia. Capisco quello che intendi, Piduzza, è un problema. E la prima moglie era Alice. Ma che ti aspetti che io faccia? Canale Cingu! È un momento delicato per la vita di Woody Allen dopo il divorzio da Mia Farrow, insomma. Massimo, tu che sei, oltre che un grande attore, anche un grande doppiatore, un doppiatore di esperienza, hai altre accoppiate inusuali da suggerire dopo questa? Leo Gullotta, lo salutiamo, ci guarda di sicuro con Claudio Lippi. Che ne so, tipo Aida Jespica che doppia Clint Eastwood, non lo so, hai delle accoppiate? No, pensavo Belen anche. Va a doppiare Woody? Sì, perché no? Ma sai, bisogna trovare sempre dei contrasti forti, dei contrasti forti. E questo lo è, secondo te, tra Leo e Woody? Tra Leo e Woody è un buon contrasto, sì sì. Allora, non diamo l'ora che sia il 20 aprile, mentre tu ti controlli se hai portato le grazie, io ne sono... Io le copro. Coprile con pudore. E, tu invece hai il problema, ti hanno mai chiesto di doppiare qualcuno? Ti hanno chiesto se sei doppiata, cosa ti hanno chiesto? Mi sono doppiata una volta. In che occasione? Per una partecipazione in un film che ho fatto. La peggior settimana? No, tutta colpa della musica. Ti piacerebbe doppiare qualche attrice internazionale celebre? Sì, ci devo pensare. Ma tranquilla, poi ce lo diciamo, interrompiamo un mentale, ce lo diciamo, abbiamo tempo fino alle 8:30. Ma cosa vuoi che sia? Allora, Matteo, la tua prima notizia ha aperto un accesissimo dibattito. Ho lasciato molti dubbi sul futuro del doppiaggio italiano. Allora, riesci a dare una notizia un filo un po' più densa? Sì, sempre relativa allo spettacolo. Professori che toccano, triangoli amorosi, scambi di coppia, relazioni omosessuali, stupefacenti e un liceo di Madrid. Questi sono gli ingredienti di una serie televisiva spagnola che si chiama Fisica o Chimica, e il format si rivolge agli adolescenti, e presso i ragazzi italiani effettivamente è diventato un piccolo cult ormonale. Però l'AIART, la temibile AIART, Associazione Cattolica degli Spettatori, ne chiede la sospensione, perché la serie è in onda in fascia protetta al mattino, al primo pomeriggio, sulla quarta rete Rai. Carlo Freccero, che dirige Rai 4, la difende Fisica o Chimica, e dice che è una serie assolutamente pedagogica, realistica, però lo stesso didattica. Allora, Arisa, tu la mattina non so se sei sveglia così presto, però su Rai 4 trasmettono questo telefilm dove si racconta di ragazzi dediti a tourbillon sessuali e abusi di sostanze. Allora, tu non sei indignata che lo trasmettano in un orario in cui non lo puoi vedere, o lo guarderesti, ti piacerebbe? Cosa... Non lo so. Cosa ti è successo? Sei offesa ancora per il calcio? No. Ancora, io l'ho sbatto fuori dallo studio. Io qualsiasi cosa ti faccio stare a tuo agio, io la faccio. No, non lo so se... Beh, io... Cioè, per me non è così scabroso, non lo so. No, sì, vabbè, adesso vediamo questo qua. Massimo, tu che sei stato una delle colonne, diciamo, portanti della Rai negli anni Ottanta, certe cose allora non andavano in onda? No, certe cose non andavano in onda, adesso vanno in onda, e secondo me non ci sono problemi che certi programmi così vadano in onda, voglio dire. Poi dipende, poi mi fa sempre un po' sorridere questo discorso della fascia protetta, perché non è che uno usi un linguaggio alle 9, gli esseri umani non è che usano il linguaggio delle 9, quello delle 11, quello di mezzanotte, quello delle 8:15. Secondo me il linguaggio è il linguaggio, quindi bisogna un po' cominciare a aprirsi. Poi cose scabrose forse sono altre.
Ma poi Geppi, posso dire una cosa? Ma tu devi. Quando andavo a scuola, alle scuole superiori, comunque mi capitava di guardare questi piccoli telefilm, no? Che proprio erano sitcom, duravano mezz'ora, dove c'erano i ragazzini che tipo magari... Tipo Bayside School? Sì, tipo quelli. Si baciavano, voglio dire, anche tra... maschi e femmine, quindi adesso il fatto che cos'è che rende scabroso? Cioè che ci meravigliamo del fatto che si bacino due ragazzi? Ari, noi qua non bisogna ci chiederlo all'Associazione Cattolica degli Spettatori, io manderei in onda, se, anche perché a quell'età uno vuole quella roba lì, non è che voglia una serie in cui studi, hai all'interrogazione, prendi 8, bravo, cioè quello è Corea del Nord. È una realtà. Baciarsi è una realtà, Massimo, quando tra l'altro hai ragione tu, dividere così tanto le fasce orarie non ha alcun senso, non capisco questa attenzione attorno a questo telefilm, in TV ci sono cose altrettanto forti, altrettanto intense, altrettanto calde, anche in altri orari del pomeriggio. Vediamole. Strage. Omicidio. A sangue. Assassino. Omicidi. Paura. Stuprato. Sparando. Omicidio. Morte. Stupri. Ammazzando. Pedofilia. Uccidendo. Pestaggio. Violentando. Predato. L'omicidio. Violenza carnale, con stupro, un assalto all'arancia meccanica. Pomeriggio, quindi insomma la mattina vedere due che si baciano sicuramente renderà le vostre giornate migliori. Allora, abbiamo visto la TV eccessiva del pomeriggio e rimaniamo in tema di TV eccessiva del pomeriggio dando la parola di nuovo a Michele Cucuzza, che spero ci sia, c'è, ecco, sta bevendo la camomilla. Scusa, così mi riprendo un po'. Allora, lei che ne pensa di questa idea del telefilm della mattina un po' così, un po' così, forse? E che penso? Sono cose della vita. Sono cose della vita, purtroppo per noi grandi vanno anche bene. Vabbè, ma non per i grandi, qui la preoccupazione è per i più piccoli. Ah, che per dire? Me magari danno tutti i giorni. Vabbè, ma non è questo il problema. Sì. Signora Fiamma, dica lei. Allora, io per i grandi due sono maggiorenni, quindi non vi preoccuperei. Il piccolo ha 9, sta a scuola, beh... Più che altro lei fa un problema di palinsesto, lei programmi quelli politici che non vanno bene. Aspetta, scusa Geppi, non abbiamo sentito. Allora, voglio sono sapere... i programmi politici che non vanno molto bene. Ok, adesso me lo scrivo. Allora, molto Michele, volevo sapere se i Di Paolo vietano qualche trasmissione ai loro figli, possono vedere di tutto, anche i programmi in cui lavoriamo tu ed io. No, non vedo niente, loro sono grandi, c'è il pupetto, ma non vedo niente a nessuno. Sentiamo lei, no. Signora. Tanto no, lei va in giro niente. A tagliare i freni delle macchine quando... Vieto qualcosa. Io devo pensare solo le macchine, il lavoro mio è pazzo. A questo piccolo hobby, allora... Però senti, ti posso svelare un secondo il sogno proibito, dai. Il sogno mio proibito? Da fare attori. A che cosa vorresti, a chi vorresti assomigliare? Beh, a Christian De Sica. Sì, fare vacanze di qua, vacanze di qua. Ah, le belle donne, tutte facciamo vestite, Natale sul barcone, diciamo. E ci abbiamo già il fisico. Che ci fa, se ben accetta anche te. Federico, c'è il fisico di molte. Federico, il fisico du roll, fagli un provino nel frattempo, che visto che tu hai competenze in materia televisiva e anche cinematografica. Ci vediamo dopo, perché adesso è il turno di gente che la TV del pomeriggio non la guarda ma la fa. Vorrei sentire il parere dei nostri opinionisti tardo pomeridiani. Tu hai picchiato la mia ospite, io ti odio. C'è qualcuno che è favorevole ai programmi un po' più hot anche di giorno? Patrizia? Sì. Io ho una nipotina di 5 anni, non mi preoccupo tanto dell'amore che posso, puoi immaginare, cioè vedi una foto del genere, no? Due uomini che si baciano, per me è amore. E io mi preoccupo di più trasmissioni pomeridiane piene di parolacce, di omicidi, assassini, tribune politiche dove ci si insulta dalla mattina alla sera. Alla fine questo è amore, quindi un bambino cosa vede? Vede due persone che si baciano. Poi la malizia sta in noi, che siamo dall'altra parte del televisore, che ce la mettiamo la malizia. Ecco, allora questo... Io farei limonare duro anche Teletubbies, onestamente, per lo share, qualsiasi fantastici. Cosa. Fantastici. Scusate, allora Luca, puoi ripetere questa cosa, no, che hai dicevo, detto? Dicevo, se devi fare televisione, sì, commerciale soprattutto, ficcaci roba, i Teletubbies, svolta sexy. Per certo, me. Tinky Winky, no, che è già un po', diciamo... È colpa mia, un po' propenso. È colpa mia. Per
Perché? Perché una volta che ho fatto il gestaccio, sì? si sentono tutti, mi dispiace, sai perché sono così? Perché mi sono pentita che ho fatto il gestaccio. Ma tu sei già automaticamente perdonata. Mi dispiace. Perdonata. Tu sei automaticamente perdonata e la colpa è sua. Mi dispiace che ho fatto un gestaccio in televisione, mi scuso pubblicamente. Ecco, sei già scusata pubblicamente, quindi sei già perdonata. Voleva fare così, ma gli è scappato un dito, diciamo. Voleva fare il gesto del po' farbacco. Allora, quando... devo rimanere... Sì, tranquilla? Come posso aiutarti per rimetterti a sesto con la vita? Così. Guardatemi cosa doveva bere. Meneito, ma sempre allegria. Allora, ma chi è che ha figli qua? Sì, a parte Gidello, sì, che si è riprodotto in cattività. Volevo dire che ha ragione lei, e spesso in TV è la terminologia anche, per esempio vedo mia figlia che ricopia a pappagallo a 3 anni e ti trovi alla sera che poi ti chiama, ti abbassati sul tappeto, fa per esempio ti spezzo in due, ti ammazzo. Cosa guarda, quando... Rocky 5, ti spezzo in due. Quando va bene, perché poi ci sono quelle di pomeriggio... Ah, papà, sei inc... Dico, no, cosa vuol dire? Sono triste. E quello è il mito, perché fa, ma non essere triste, oggi c'è un bel sole e ti porto al parco. E meno male che si conclude così. Però a volte si rimane un po', non si sa cosa fare. A volte metto un DVD perché la TV non è il caso. Sì, ma non dicono tante parolacce, devo dire. Nel pomeriggio non si dicono parolacce, ci sono i sinonimi anche. Massimo, tu che televisione guardi? Io guardo la televisione del no, guardo la televisione. Guardo la televisione. Fissamente. La guardo molto. Fissamente e intensamente. Allora, però, come si fa a stabilire che cosa è adatto o non adatto a un pubblico di menti giovani, quindi magari forse più facilmente, ma neanche tanto, credo, influenzabile? Allora, adesso ti faccio tornare in sintonia con tutto il mondo che ti appartiene, con uno dei tuoi strumenti maggiori, cioè la tua voce. Allora, Arisa e Massimo, vi chiedo di aiutarmi con un piccolo esperimento. Allora, secondo me è il contesto un po' che fa la differenza, no? Allora, ad esempio, un coro da stadio, intonato da un uomo, con quella voce che hai tu, Massimo, con quell'intonazione, sì, con quel carisma, può diventare elegantissimo. Anche un coro da stadio. Allora, Massimo, tu te la senti di dare questa prova? Sì, ecco, ferma il microfono, maestro Palmas, accompagna Massimo Lopez in O, Lele, O, La La. Prego. Sento bene, sì. 5, 6, 7, 8. Oh, lele, oh, la la, let's show it to us, let's touch it, oh, lele. In inglese aveva un'eleganza, diciamo, che in italiano si fa più ruspante. Allora, non proseguo con l'esperimento, secondo me riuscitissimo, ma passo la palla ad Ari. Ari, adesso puoi dimostrarmi che anche una canzone, invece, innocua, per bambini, può diventare, se nelle mani tue, uno strumento e un concentrato di sensualità. Allora, lì c'è un microfono, lì dove c'è un microfono? Dove? Lì c'è un microfono, ecco, sta per arrivare un microfono, sta per arrivare anche un boa di struzzo. Il maestro Palmas ha i polpastrelli caldi. Arisa, questa grande donna, esegue per noi la versione sexy di Heidi. Heidi, ti sorrido nei monti. Heidi, eri triste laggiù in città. Ci picchia, qui c'è un mondo fantastico. Heidi, Heidi, candida come te. Oh la la iu, oh la la iu, oh la la iu, oh la la iu.
Elisabetta Viviani ci perdoni per questa cosa, che so che ci guarda con Claudio Lippi e l'altro non me lo ricordo. Allora, brava, brava, rimani con la boa di struzzo attorno al collo. A proposito, direi che l'esperimento è riuscito. Massimo, ti è piaciuta? Mi è piaciuto. Posso andare a dare un bacio a Risa nel frigo? Sì. Magari, che sei in un'altra regione. Mi piacerebbe venire là, stare là. La prossima volta sarai dei nostri nel nostro stesso comune, con il nostro stesso sindaco. Allora, però a proposito invece di persone con il sindaco in comune, cioè voi amici da casa, cosa siete disposti a fare contro la volgarità? Noi siamo venuti a chiederlo questa mattina per strada, vi abbiamo fatto una proposta, multare le parolacce. Come avete reagito? Bene o male? Lo scopriamo nella nostra rubrica di domande false e risposte vere, come lei saprà. Come lei saprà, dal 1 marzo è entrata in vigore la legge che vieta le volgarità. Chiunque dica una parolaccia in un luogo pubblico sarà passibile di una multa da 30 a 140 euro. Lei è d'accordo? Non ero al corrente di questa cosa, mi fa sorridere vagamente. Sì, penso che sia un'iniziativa abbastanza lodevole. Dovrebbero chiudere il Parlamento. Sono d'accordo perché c'è già anche nei tram, nelle metro, ste ragazze giovane si sono imparate a dire di quelle parolacce che proprio uno non ne può più. Ormai siamo diventati un paese di multe. Qual è la parolaccia che le scappa più spesso in automobile? Brutto sto... 140 euro sono anche pochi, ci vorrebbero anche 2 mesi di arresto. Cosa le scappa? Cazzo. Ecco, queste sono 65 euro, se a 70 euro le do 5 di resto. Ma l'abbiamo detto tra di noi. Massimo Lopez, Massimo è quello con i baffi, Arisa quella col boa. Allora Massimo, sotto i tuoi moustache charmant alberga un sorriso beffardo, perché tu sei qua anche per parlare appunto di questo spettacolo fantastico che si intitola Varie Età. Esatto. Questo gioco, diciamo, di parole è il prodromo di una grande esplosione di qualità artistica che è la tua. Tra pochi giorni sarai a Firenze, poi in giro per la penisola, ti do 7 secondi. Un consiglio, promuovilo con la voce che vuoi. Allora, cari fratelli e sorelle, oggi è necessario che veniate il 19 di questo mese, lunedì, evento unico a Firenze al Teatro Verdi. Ma scusate, se ve lo dice una persona così ben ammanicata nel cielo, volete non andare a teatro? Correte, correte, andate, andate a teatro a vedere Massimo, poi tornate a casa e ascoltate il CD di Arisa. Allora, dalle... Cosa buona e giusta. Ah, tu un pezzo della messa l'hai imparato comunque. E infatti lui ti ha corretto, si dice è veramente cosa buona e giusta. Fonte, vabbè, lasciamo... Tu al catechismo ci andavi? Sì. Però di forza proprio ci andavo, mamma mia, guarda. Vabbè, intanto la musica accompagna, questa musica, diciamo, epica, non epica. È musica religiosa. Sai Massimo che anche Matteo Bordone sa un po' imitare il Papa. Adesso facciamo tutta la seconda parte del programma in questo modo. Anch'io so fare, anch'io. Monaco di Baviera. Tu sembri una... Fai anche tu sai imitare anch'io il Papa. Anch'io so fare pure io. Sì, chiede, però è uno di Berlino che sta un po'. Adesso noi vogliamo dire le cose, noi dell'Italia dei Valori abbiamo deciso che se tu saresti stato qua, io non ce l'avrei stato. Perché noi non vogliamo, perché io dico, non dobbiamo dire. Allora, io sono contrario alle parole. È l'evoluzione, cioè imitare i personaggi anche nell'età anziana o in caso con una patologia, qua gli è partita la dentiera. Bravo Massimo, sei un grande, grande, grande artista. Invece io ho qua in piccolo, medio, Matteo Bordone. Quello che c'è. Allora, il ministro del lavoro, discutendo della riforma del lavoro stesso, per intendere che sogna Susanna Camusso tutte le notti e dorme male, spiazza tutti con la frase: se uno comincia a dire no, perché dovremmo mettere lì una paccata di soldi? Fornero avvisa i sindacati: se siamo tra, tutto a posto, se mi fate le storie malate, Nixon. Cioè, se dialoghiamo, i fondi ci sono, se è tutto in discussione,
anche i soldi sono in discussione. Allo slang di Elsa Fornero, Gidei risponde: lacrima, quando fai così spieghi fortissimo. Io devo dire che non è che abbia capito benissimo quello che ha detto quest'uomo. Ci ha messo molta personalità e molto spesso la personalità è nemica della chiarezza. Però adesso, bella lì raga, tocca a voi di brutto. Così, bisogna parlare così, in questo modo, oggi per arrivare al cuore della gente. Era per dirvi che il vostro turno e della vostra opinione, della nostra gran domanda di questa sera di tutti. Prego. Il ministro Fornero ha detto ai sindacati: senza accordo niente paccata di miliardi. La sorprende di più che la Fornero abbia problemi coi sindacati o col dizionario? Dalla paccata della Fornero al pacco di Gidei, Matteo Bordone, che vi dice come si vota. SMS con scritto 1 se vi sorprende di più che Fornero abbia problemi coi sindacati, con scritto 2 se vi sorprende di più che usi un dizionario un po' alternativo. Il numero a cui mandarlo è il 478-4782. Allora Ari, tu come ti schiereresti su questa, te la faccio rileggere, su questa gran domanda? Cioè, ti però sorprende? Secondo me la rende l'idea paccata, è una tanti pacchi di qualcosa, quindi non in, cioè tanta roba, tanta roba, molti, tanta roba, molti molti, ma proprio per dare un ma sinonimo, tantissimissimi, per dare un sinonimo di uno slang giovanile usi un altro slang giovanile che è una manica. Una manica di solito manica di si conclude in un altro modo la frase, non di soldi. Vero Massimo? Vuoi venire in soccorso? Sì. Una manica di stronzi. Io l'ho pensato, ma non l'ho detto. Lui non l'ha pensato, ma l'ha detto. Prego Massimo. Mi fate la multa. Per cosa? No, per tanto ormai è andata. Stronzi. No, l'ha andata. Ripetuto. Oggi è la giornata nazionale della... Della... Della, no, no, dicio, no, dicio, no, dicevo che oggi che parliamo della volgarità in televisione ne stiamo dicendo e facendo di ogni. Oh, voi due, perché io ancora non ho ceduto alle lusinghe, diciamo, dell'intermezzo da androne di scuola. Massimo, allora, sì. Tu paccata lo dici abitualmente? Ma per me, guarda, questo discorso di paccata di miliardi per me mi riporta immediatamente a un'immagine di una paccata che arriva sempre da dietro, Sì, sei stato molto chiaro. Voi su questo tema, chi pensa che il ministro abbia fatto bene a parlare in questo modo? Chi si ritrova? No, io credo che quelli della mia età, anche quelli un po' più grandicelli, tipo il ministro Fornero, quando cercano di parlare giovanile siano un pochettino buffi o patetici, perché ad esempio quelli della mia età alla fine parlano giovanilistico, perché parlano con linguaggio giovane degli anni Ottanta, quindi... Innanzitutto si capisce subito che non sono veramente dell'ambito giovane. Tu non vai a pranzo, ti spari un paninazzo giù nel gozzo. Esattamente, squittinzia. Ha alzato la mano, quindi uno che alza la mano e benedicendomi quasi. Secondo me la Fornero le han detto così di dire quel termine, di usare quel termine, perché altrimenti rischia di andare a Gerusalemme al muro del pianto. Dici che questo... Tu... Sono d'accordo anch'io con Massimo, perché anche secondo me è stato un po'... Le hanno consigliato di parlare un po' per arrivare più facilmente ai giovani, quindi... Ma chi l'ha consigliato? Secondo me è così, secondo me qualcuno... Sì. Ha un consigliere consigliato, tra i 20 e tra i 30. Però qualcuno, secondo me... Ogni governo, ogni persona che parla dei governi dicono sempre delle cose... Dicono, cioè inventano i loro gerghi, ad esempio sarebbe venuto fuori il gergo dei bamboccioni. Grazie, grazie. Nel frattempo, la prossima te la sbattono in testa, evidentemente. L'espressione del ministro del lavoro ha suscitato la risposta di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che ha detto: non mi pare sia arrivata una paccata di soldi per la riforma del lavoro, per ora ci danno una paccata e basta, forse riferendosi al tipo di paccata a cui faceva accenno Massimo, e abbiamo anche un RVM a riguardo. Vi daranno una paccata di soldi? Non mi pare, sono sudeciata una paccata e basta. Il gesto era abbastanza eloquente. Il gesto si ricordava e ha fatto lo stesso gesto che ha fatto Massimo. Allora, visto che Elsa e Emma, mi sembra che donne potenti dai nomi innocui, abbiano già risolto però questa diatriba, perché si sono incontrate poco fa per un chiarimento, noi siamo in grado di fornirvi le immagini esclusive. Vediamo il cordiale colloquio tra Emma Marcegaglia e il ministro Fornero. Prego. Noi non abbiamo avuto il tempo di metterci lì e dire come
possiamo cambiare il mercato del lavoro? È vero che siamo usciti dalla situazione peggiore della crisi, ma ancora stentiamo a crescere. Noi chiediamo invece appunto che ci sia un'accelerazione sulle cose da fare. Immagini che si commentano da sola, anche perché non me la sento. Abbiamo il risultato della gran domanda, abbiamo fermato il televoto e il dato è tratto. Sì, quel rumore che ho sentito era lo stop al televoto, allora scopriamo le fazioni in cui vi siete schierati per rispondere alla gran domanda di oggi, che era questa. Il ministro Fornero ha detto ai sindacati: senza accordo niente paccata di miliardi. La sorprende di più che la Fornero abbia problemi con i sindacati o col dizionario, e hanno scelto di intravedere problemi col dizionario il 73% delle persone che oggi hanno votato. Allora, siccome da voi non ci basta un sms sull'argomento, vogliamo anche sentire la vostra voce. Lo sapete che il ministro Fornero ha posto delle condizioni severissime al sindacato: firmare contratto, vedere cammello. Ma di sicuro non sarà stata l'unica ad aver fatto un ricatto, diciamo, ben assestato a qualcuno. Ce l'avrete anche voi un racconto del genere? Allora raccontatecelo, il numero è sempre questo: 8 4 8 90 60 90. E componetelo per raccontarci il ricatto più efficace della vostra vita. Abbiamo in linea una persona che si chiama Simone da Ragusa. Ciao Geppi. Ciao Simone, come stai? Bene, sono influenzato, va bene. No, sei influenzato, avrei detto un'altra cosa. No, sono anche moderno, ciao. Ecco, lo sapevo, si capisce. Ormai non sbagliamo più. Ciao, è troppo caldo. Si capisce dal calore. Sì, sì. Allora, Simone, quanti anni hai? 23. E come, cosa fai? Faccio l'animatore e scusami un attimo, ci tengo a salutare tutti gli amici del Jackclap che ti stanno seguendo. Ah, pensavo, scusa un attimo che c'è il gioco aperitivo da fare. Pensavo... Invece no, non stai lavorando adesso. No, al momento no. Salutiamo tutti. Allora, vai Simone, raccontaci il ricatto più efficace della tua vita. Ok, quando facevo il commesso in un negozio di abbigliamento ho scoperto che il mio responsabile faceva la trattina e non lo sapeva nessuno. Allora l'ho minacciato dicendo che l'avrei detto al capo se non mi avesse fatto carriera. Nel giro di pochi mesi sono diventato responsabile di reparto. Moderno, giovane e falso. Canaglia proprio. Eh sì, proprio una canaglia. Canaglia, eh. Uno non può fare la drag queen. Hai visto? Serenamente. Uno non può fare la drag queen. Viene ricattato ed è costretto a far fare carriera, poi animatore, commesso di negozio, una modernità, e spettatore di G-Day. Scusa. Sicuramente farà l'architetto anche. Allora, Renato da Bordighera. Pronti? Pronti, qua siamo noi. Oh, ciao, Zef. Ciao Renato, quanti anni hai? Sono 50. E cosa fai? Lavoro nel settore turistico. Fai il travestito anche tu, no? No, grazie, quello lo faceva quello che parlava prima. Che è stato ricattato, no? Che è stato ricattato, sì, io sono quello che ha fatto il ricatto anche. Ecco, guarda, allora vogliamo che tu ti risarcisca da solo, guarda, in qualche modo, vendicandoti. Allora, Renato, lavori nel settore turistico, cosa fai? Gestivo un albergo, prima, le 5 Terre. Ah, ok. Le 5 Terre. Poi c'è stato un po' d'acqua. Vabbè, spero che tu possa ricominciare presto la tua attività, insomma. Non si capisce tanto. Sì. Che cosa non si capisce? Non si capisce tanto da qua. Da dentro il frigo non si capisce che cosa? La sua non cioè, senti? Cioè, gestiva un albergo alle 5 Terre o a 5 Stelle? No, 5 Terre. Quante stelle aveva? Anche io qua nel fondo del frigo non capisco. Aveva 3 stelle ma era alle 5 Terre. Ok. 8. Carisa è una ragazza precisa che ci tiene ai numeri, lo sai com'è fatta Renatino. Allora Renato, raccontaci con il tuo stile, uno stile libero da ogni pregiudizio, per favore il ricatto più efficace della tua vita. Mia madre era restia a prendermi un gattino e con la complicità di mio padre gli ho fatto credere che avremmo preso un mastino napoletano e sono dopo andata alle stesse a comprarmi il gatto. Capisci? No. Si minaccia un cane molto potente, anche un po' pericoloso, per ottenere il gatto. Questo era il ricatto. Se mi compri il cane, io ho capito così. No, ma che ricatto? E che ne so, non lo so. Non ho capito bene. Adesso, comunque, va bene, adesso è arrivato il momento di giocare con i miei ospiti. Torno. Massimo, tu hai fatto dei ricatti a qualcuno? No. Li hai subiti? No. Neanche giocosamente parlando? Non ricordo. Mi pare proprio di no. A te non, tu no?
Non mi sovviene. Non ti sovviene? Voleva usare questo verbo e ce l'ha fatta. Brava Risa, brava, brava. Quando sei brava, sei brava. Allora, visto che oggi si parla in qualche modo con le parole della lingua italiana, allora lo sapete che la paccata è solo l'ultimo, diciamo, dei termini un po' inusuali usati da questo governo, che ormai produce più tormentoni della stagione, dell'ultima stagione di Drive-In. Allora, chiunque segua telegiornali e legga i giornali ormai sa a memoria, insomma, questi nuovi modi di dire, queste nuove parole. Allora, ma voi, cari Massimo e Arisa, ve li ricordate tutti? Lo scopriamo insieme nel gioco che Carlo Conti ha definito un'evoluzione della ghigliottina, l'impiccato. Allora, Ari, Massi, adesso dovete indovinare 5 parole simbolo di questo governo. Allora, no, io non ce la posso fare. Vabbè, non ti scoraggiare però, così ti... Aspetta, perché guarda, ti diamo 2 aiuti. Allora, okay. Un aiuto non è da casa ma da strada. Abbiamo fermato delle persone, ci siamo fatti spiegare da loro le parole misteriose. Voi ascoltate la loro definizione e poi le indovinate. Allora, vediamo, ti faccio anche un esempio per aiutarti. Per esempio, come hanno descritto la parola usata proprio oggi dal ministro Fornero, paccata, prego. Questa parola è stata utilizzata ultimamente per dire, indicare una grande quantità, però una ragazza in gergo giovanile può utilizzarla per dire quando viene data la buca. Ecco, questa era chiarissima, spiegata così la capirebbe anche Renzo Bossi, quindi secondo me Ari ce la puoi fare. Adesso che abbiamo capito come funziona, giochiamo, prova pulsante. Suggerisco, tranquilla. Bellissimo, un pulsante stupendo, vuoi non indovinare? Massimo? Ecco, c'è anche il viso che lo accompagna perché è un pulsante intenso. La prima parola è composta da 8 lettere e la penultima è una T. Vediamo la definizione. È una cosa che la Puelca non conosce assolutamente. Allora, è una cosa che ha contraddistinto questo governo, che ha rinunciato, a parte le giacche di formigone, insomma, a essere vistoso, è tutto molto low profile, e quindi questa parola... austerità, ma non è otto. Non è austerità, bensì... La risposta è sobrietà. Sobrietà. La risposta era questa, era chiaro che il sacrificio che avrebbe dovuto evocarvi. La seconda parola invece composta... Ma che si vince? Niente, si vince la cena, perché alle 8 andiamo tutti a vedere Enrico Mentana. Cioè, ma perché? Ti impegneresti di più se vincessi? Un po' di più. Cosa vuoi che ci si vinca? Io lo metto. Un weekend per 2 persone a Portofino. Ma tanto non vinci, guarda, lo metto pure in palio, non sai niente, hai detto. Si vince un weekend per 2 persone a Portofino, paga Mimmo Schiavone. La seconda parola è composta da 7 lettere, la seconda è una F. Vediamo l'aiuto. Io ce n'ho 2 in casa e sono tutti e 2 ancora a carico mio. Ecco, averne 2 a carico non è così difficile arrivarci, insomma ci può arrivare chiunque, anche chi si è laureato dopo i 28 anni ed è stato definito così da un sottosegretario. 2 ministro. Ma Bamboccioni non c'è la F. Bamboccioni non c'è la F, quello era un ministro dell'altro governo, tu ti chiami Arisa, io Geppi, questo è un programma, siamo nel 2012, Arisa, la risposta era Sfigatti. Sfigati, sono molto difficili però, eh. Allora, terza parola è un po' lunga, è un po' lunga. Vediamo il suggerimento. Ogni macchina ne ha... Ecco, sempre più difficile. Ogni macchina ne ha 4. Bene, era un po' screcciato perché c'è un DJ in regia. Attenzione. Sei preparato, Massimo? Ammortizzatori? Bravo, ammortizzatori, Max. Bravo! Vorrei... E la Riviera Ligure si avvicina per Massimo Lopez. Io sono quella di sincerità, non posso... Infatti io l'avevo fatto leggere a lei, ma lei non l'ha voluto leggere, perché è una ragazza disinformata ma sincera, appunto. Molto, molto non l'ha voluto leggere. Andiamo, vediamo se, come direbbe Paragone, l'ultima parola, ce la fai indovinarla, io tifo per te, è composta da 7 lettere, la penultima è una R, vediamo il suggerimento. È un ministro, ma è anche la cosa più bella del mondo. È un ministro, ma è anche la cosa più bella del mondo.
Io personalmente non sono d'accordo con il nostro suggeritore, diciamo che, ma forse sono d'accordo Matteo, è una cosa, è un ministro che ha un nome, che ha un senso compiuto. Allora, vediamo. Passera. No. Passera, brava, 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 brava. Se la passa. Beh, vanno loro due insieme, vista, la regola. Dipende dai punti di vista. Lo so, il punto di vista nostro non eravamo d'accordo. Infatti non eravamo d'accordo. Cosa si diceva? A Portofino ci vanno ovviamente i due, no? Ma chi due? Ma no, i due hanno pareggiato, è uno pari. C'è un pareggio, quindi dovrete andare insieme a Portofino. È contentissimo, Massimo, andare no, a Portofino. No, ma sai che io non è che voglio andare a Portofino, però faceva così figo ai tempi di Raffaella Carrà. No? Bello. Che uno vinceva il weekend per due a Portofino. E io ero piccola ora. Ma loro erano ricchi, noi l'ho siamo detto poveri così, l'ho detto così. Ma no, vabbè, tanto non avete vinto, quindi comunque che se fosse stato in palio questo premio l'avrebbero vinto quelli di domani. E a proposito di gente che non vince niente ma mette in palio se stesso, mi riaprite Cucuzza da casa di Paolo, qual è il menù? Ah, ecco, si sono accomodati. Sono arrivati. Che bella vita. Michele, chi sono quelle persone? Un attimo. Ecco, sono i vicini di casa che abitano sopra e sotto i Di Paolo, ma sono anche parenti, e li hanno visti in televisione e si sono voluti congratulare, si stanno congratulando. Ma per cosa? Ma che per le tende? Bene. Poteva ancora andare meglio, ma sono andato bene. Complimenti a rotta dei conti. Che cosa mangia? Hanno preso cosa i complimenti. Ecco, signora, ha preparato sì. Lei, dica lei. Sì, ma cosa ha fatto? Buone. Ho preparato le lasagne. Brava. Scusa Geppi, ma sono senza voce. Sono le classiche lasagne romane. Sì, che romane. È limonato con Michele Cucuzza che ti ha contagiato la raucetica. Perché Michele è molto seduttivo, diciamo. Vabbè, comunque un saluto. Buon appetito Michele, alla famiglia di Paola e a tutti i Merrose Place che sono tutti quanti insieme, si sono uniti. Allora, mentre a casa di Paola mangia, anche voi state per mangiare, ma prima della cena, prima del TG di Enrico Mentana, dei suoi titoli, ecco le notizie del giorno, date da voi, amici da casa, i vostri titoli. Non ho letto neanche il giornale di stamattina, né Metro, né Tutto, né niente. Non ho letto neanche il giornale di stamattina, né Metro, né Tutto, né niente. La Lega fa presto ad essere forcaiola con gli altri, ma non con se stessa. La Lega fa presto ad essere forcaiola con gli altri, ma non con se stessa. Per me la gente non dovrebbe sentirsi grassa dentro. Per me la gente non dovrebbe sentirsi grassa dentro. Saturno può fare quello che vuole, a me non me ne frega niente, il problema è suo. Saturno può fare quello che vuole, a me non me ne frega niente, il problema è suo. Basta un paio di occhiali gialli per vivere meglio. Basta un paio di occhiali gialli per vivere meglio. Signora, e se lo dice lei, buona camicia a tutti.